Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Chiari. Io sono il Master Chiari, il vostro ospite su questo canale. Abbiamo passato il mese scorso a parlare degli incontri e dei mostri nel D20 System, andando a vedere come crearli, come gestirli, come bilanciarli per essere un'impresa per i giocatori e tutte quelle altre informazioni che sono utili al Master. Non abbiamo però parlato di quello che veramente è interessante per i giocatori e quello che veramente i giocatori vogliono dai loro incontri, il tesoro. Alcune delle cose che dirò in questo video e anche nei video successivi, perché come sempre richiederà un mesetto di trattazione, mettiamola così. Le ho già dette in una serie di video che ho fatto grosso modo l'anno scorso, quando abbiamo parlato in generale del tesoro. Vi lascio come sempre il link qua in alto se ancora dovete andare a recuperarli. Vedere magari alcune cose ci ritorneremo, però la maggior parte delle cose non starò a ripeterle per problemi di tempo. Vi consiglio caldamente di andarvi prima a recuperare i video e poi tornare su questo se non li avete ancora visti. In questo video, nello specifico, l'avete già visto dal titolo, andremo a parlare del VBL, che è il primo concetto in assoluto da comprendere bene per quanto riguarda la gestione del tesoro all'interno del D20 System. Il VBL è la misura di quanto tesoro un personaggio dovrebbe avere in base al suo livello. È un acronimo inglese, sta per Wealth by Level o più semplicemente ricchezza per livello. È un valore fondamentale sia di Dungeons & Dragons sia di Pathfinder. Il VBL infatti non riguarda di per sé il D20 System in generale, è qualcosa di specifico solo per questi due sistemi. Di conseguenza non dovrebbe essere così importante, non dovrebbe neanche essere qualcosa di cui dobbiamo andare a parlare nella rubrica del D20 System. Il fatto però è che tra Pathfinder e D&D 3.5 abbiamo in pratica l'80% di tutto il materiale di D20 System. E dato che questi sono due sistemi che lo utilizzano in maniera pesantissima, va da sé che è come se facesse parte dell'SRD del D20. Se state giocando con altri sistemi, normalmente la gestione del tesoro in quei sistemi è meno rigida o comunque spiegata all'interno del sistema stesso. Quindi questo non dovrebbe essere qualcosa che riguarda voi, però vi consiglio comunque di andare avanti col video perché prima o poi, se giocate al D20, finirete a giocare a 3.5 Pathfinder. Se invece state utilizzando il D20 System per D&D o Pathfinder, la gestione del VBL e il suo relativo impatto sul tesoro è qualcosa di fondamentale che dovete costantemente tenere a mente quando organizzate la vostra campagna. Il D20 System, per come è concepito, prevede che ci sia una serie di salti di potere netto per quello che riguarda le effettive potenzialità dei personaggi, che sono rappresentati dai livelli. Un mago di terzo livello è superiore a un mago di secondo livello e inferiore a un mago di quarto livello. Non ci sono aree di grigio tra questi passaggi. Questo vale anche per il suo equipaggiamento. Più un personaggio è di alto livello, più il sistema prevede che quel personaggio sia equipaggiato e più quegli equipaggiamenti saranno forti rispetto a quelli dei personaggi di livello più basso. Un guerriero di primo livello avrà una spada perfetta, un guerriero di decimo livello avrà una spada più 3, un guerriero di ventesimo livello avrà una spada più 5. Questa progressione dell'equipaggiamento è pensata come base fondante del sistema e è già considerata quando si va a pensare ai livelli di potere per quanto riguarda i personaggi.
una prova d'abilità pensata per un personaggio di quinto livello prenderà in causa anche il fatto che quel personaggio avrà degli equipaggiamenti che l'aiutino a superarla. L'esempio cardine è il grado di sfida. Un mostro con grado di sfida 5 sarà pensato per essere un incontro facile per un gruppo di quattro personaggi di quinto livello che abbiano gli equipaggiamenti previsti per un gruppo di quattro personaggi di quinto livello. Uno dei classici errori fatti dai master principianti è quello di considerare tesoro e nello specifico oggetti magici di equipaggiamento come se fosse un premio da parte del master o comunque un'aggiunta alle capacità dei personaggi. Non è così. Il VBL esiste appunto per prendere in considerazione il fatto che nel livello di potere previsto dal personaggio è previsto anche l'equipaggiamento che esso trasporte. È richiesto che i personaggi abbiano un valore di equipaggiamento il più vicino possibile a quello che è il valore di VBL riportato sui manuali per lo specifico livello a cui sono, perché questo fa parte della gestione del bilanciamento del sistema. In pratica, il VBL è da considerarsi come una delle abilità di classe comuni a tutti i personaggi. Dare ai personaggi troppo tesoro o troppo poco tesoro potrebbe andare a impattare pesantemente sul bilanciamento degli incontri, rendendo vano il calcolo del grado di sfida e nella pratica rendendo inutili gli incontri che avete scritto per la quest. Su come fare a fare in modo che i personaggi abbiano sempre il VBL previsto, c'è molto di cui discutere, ne parleremo poi piuttosto con un video più avanti. Per adesso diciamo che il modo migliore che avete è quello di calcolare qual è il disavanzo di monete d'oro tra il VBL previsto per i vostri personaggi al livello in cui iniziano la quest rispetto a quello a cui finiscono la quest e distribuire quella cifra tra i vari tesori che troveranno nei vari incontri che faranno per raggiungere la fine della quest. Fate però attenzione che il calcolo del VBL è fatto tenendo conto degli oggetti che sono effettivamente utili ai personaggi, cioè gli oggetti che fondamentalmente si terranno alla fine della missione. Se nel tesoro del drago fate trovare lo spadone più 3 dell'uccisione totale, ma nessuno dei personaggi del gruppo può utilizzare lo spadone o comunque è buildato per utilizzarlo o interessato a utilizzarlo, quell'arma probabilmente finirà venduta. A quel punto il party riceverà solo metà del valore previsto dell'arma. E allo stesso modo oggetti ridondanti o oggetti doppi saranno utilizzati molto meno o saranno sottoutilizzati rispetto a quello che è l'uso previsto per quanto riguarda la teoria del VBL. Anche in quel caso, quel tipo di oggetti dovrebbero essere considerati la metà. Al contrario, oggetti che sicuramente verranno utilizzati varranno il prezzo pieno, o anche oggetti che, se utilizzati raramente, sono comunque qualcosa in grado di cambiare il bilanciamento del gioco, dovranno essere considerati a prezzo pieno. Il diamante da 5.000 monete che serve per resuscitare un personaggio, continua a valere 5.000 monete, anche se il fatto di dover effettivamente resuscitare un altro membro del party è qualcosa che, almeno in teoria, non dovrebbe capitare in ogni singolo incontro. Tenete quindi sempre a mente quale sarà l'uso effettivo che i personaggi faranno dell'oggetto e il valore potenziale dell'oggetto all'interno della quest quando andate a fare il calcolo per il VBL e per il tesoro totale che dovrete distribuire negli incontri. Diciamo che per questo video è tutto. Quello che mi interessa è che passi il concetto dell'importanza del VBL nel livello di potere previsto per i personaggi.
prossimo video, tra 2 settimane, andremo a vedere come prendere in considerazione il VBL quando si va a preparare il tesoro per la quest che si sta organizzando. Settimana prossima, invece, nell'arte del masteraggio andremo a vedere come rendere in generale, anche non nel 2020 system, i tesori più interessanti. Vi ricordo di nuovo, ho fatto già un'intera serie sul tesoro. Vi rimetto qua sopra, no, qua sopra il link, andatevelo a recuperare perché molte delle cose che ho detto in quella serie sono importanti per questa serie, ma non starò a ripeterle, altrimenti ogni video dovrebbe contenere tutto quello che ho detto nei video precedenti e non la si finirà mai. Quindi, se riuscite a recuperarli prima che escono i prossimi video, meglio per voi. Nel frattempo, comunque, voglio sapere da voi come integrate il VBL nelle vostre quest D20, se era qualcosa che già conoscevate, se non ci avevate mai fatto caso, come facevate a bilanciare gli incontri non usandolo. Sarebbe soprattutto interessante sapere quali sono gli errori di calcolo che avete fatto e quali sono le soluzioni che avete trovato per uscirne. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Schiacciate una campanella se volete che vi arrivino le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.